Ci troviamo in un mondo alternativo del 1997, distrutto da un'apocalisse globale. Le persone ora si evitano a vicenda e vivono isolate dagli altri. I genitori del protagonista, che si chiama solo Kid, cioè ragazzo, sono stati uccisi quando era un bambino. Da allora ha iniziato a vagare in questa terra inabitabile raccogliendo cianfrusaglie e scambiandole per acqua che ora scarseggia. Il ragazzo cerca di stare lontano dal deserto acido, come viene chiamato qui, perché lì lo aspetta solo la morte. Un giorno il ragazzo torna al suo bunker sotterraneo dopo un'altra incursione. Qui ascolta la musica, crea un'arma usando due martelli con del nastro adesivo, aggiusta il casco e legge i fumetti di Turbo Rider, un supereroe di cui va pazzo fin da bambino. Viene distratto da un sistema di allarme creato da lui, che gli segnala che la sua trappola è stata innescata. Quando arriva lì, scopre che è stato un ratto radioattivo, che uccide non appena questo tenta di attaccarlo. Dopo di ciò, raccoglie le sue cose e parte verso una comunità, dove scambia gli oggetti raccolti con Bagu, e in cambio riceve una bottiglia d'acqua e un nuovo fumetto di Turbo Rider. Intanto due uomini si stanno sfidando a braccio di ferro a pochi passi da lì. Uno degli sfidanti è Frederick, chiamato Braccio di Ferro, poiché è imbattibile. All'uscita il ragazzo è distratto dal fumetto e finisce per sbattere contro Frederick, che si arrabbia con lui. Tuttavia arriva un aiutante di Frederick che gli comunica che suo fratello è scomparso. Il fratello è stato rapito da un gruppo criminale locale a capo del quale c'è Zeus. Quest'ultimo organizza combattimenti mortali clandestini nella sua arena per intrattenere la sua comunità. Sebbene il fratello di Frederick sia stato in grado di sconfiggere i suoi avversari, la sua liberazione avviene sotto forma di morte crudele. Il ragazzo, intanto, si dirige al parco gioco dei bambini per leggere il suo fumetto. D'un tratto appare una ragazza strana di nome Apple. Gli dice che ora lui è il suo miglior amico e con orrore il ragazzo scopre che il suo ex miglior amico è uno scheletro. Prima che possa fare qualcosa, lei gli mette un braccialetto sul polso. Quando Apple si distrae, il ragazzo si precipita a casa. Nel bunker cerca di togliere il braccialetto, ma viene fulminato e cade a terra privo di sensi, sognando la sua infanzia. Intanto, Frederick arriva nelle terre di Zeus, dove l'attende un'imboscata da parte di Skeletron, il braccio destro di Zeus. Skeletron ha un'arma a forma di sega circolare incorporata nel suo guanto e massacra tutti gli amici di Frederick in pochi istanti. Tornando in sé, il ragazzo scopre che Apple si è intrufolata senza permesso nella sua casa. La ragazza lo ha rintracciato grazie a sensori GPS nel braccialetto. Apple è estremamente curiosa e non sembra affatto cattiva, quindi gli chiede come sta e gli prepara da mangiare, chiamandolo il suo migliore amico. Quando scopre che il ragazzo si guadagna da vivere, raccogliendo le cose nella discarica, decide di aiutarlo. Il ragazzo non vuole, ma lei è molto insistente e quindi per non spezzarle il cuore alla fine accetta. Nel covo di Zeus, Frederick sta per essere torturato, ma riesce a liberarsi e combatte da solo gli scagnozzi. Tuttavia quando attacca Zeus, Skeletron appare e gli taglia la mano destra. Pedalando verso la discarica, il ragazzo informa Apple di tutte le regole che deve rispettare se vuole sopravvivere. Dopo di ciò trova un casco personale e le costruisce un'arma con un ognomo da giardino sulla punta. Mentre Apple si allena con la sua nuova arma, il ragazzo le disegna un ritratto di nascosto. I due sono ignari che qualcuno li stia spiando da lontano. Uno scagnozzo di nome Zeus si avvicina di soppiatto e blocca Apple con una rete. Il ragazzo cerca di fuggire con la bicicletta, ma finisce per precipitare dentro una botola che sporgeva dal terreno. All'interno scopre di trovarsi in una specie di astronave che probabilmente si è schiantata molti anni fa. Quando si avvicina al pilota morto, capisce che è Turbo Rider. Sullo schermo viene riprodotto a ripetizione l'ultimo messaggio del generale dell'esercito che gli ricorda che lui è la loro ultima speranza. Il ragazzo decide di indossare la tuta per testarla, scoprendo che è dotata di un turbo guanto funzionante in grado di fungere da un'arma letale. Scopre però che il guanto è quasi scarico e serve tempo per ricaricarlo. Il ragazzo salta sulla bici e torna a salvare la sua amica, ma trova solo il suo rapitore. Gli spara contro con il guanto, facendolo a pezzi, dopodiché prosegue la ricerca. Quando il ragazzo arriva alla fortezza di Zeus, è spaventato, ma comunque trova il coraggio per proseguire. All'interno tutti si stanno preparando per il prossimo combattimento. All'interno dell'arena c'è Frederick, senza una mano, Apple, felice, e un altro guerriero visibilmente spaventato. Prima del combattimento, Zeus spiega il funzionamento della sua macchina. Informa i combattenti che nel corpo umano ci sono 27 litri di liquidi e che questa macchina può spremere un cadavere come un'arancia e ricavarne i litri di acqua potabile, che Zeus condividerà con la sua comunità. Proprio mentre Zeus dà il via alla battaglia, il ragazzo appare dal nulla e pretende di liberare la ragazza in quanto lui è un supereroe. Tutti ridono di lui e quando il ragazzo prova a fare di nuovo la sua mossa, scopre che le cariche del guanto sono finite, quindi Skeletron appare da dietro e lo getta nell'arena insieme agli altri. Il ragazzo restituisce ad Apple la sua arma con l'ognomo da giardino e si prepara alla battaglia. Frederick li riunisce tutti per organizzare un piano d'attacco e grazie a questa strategia riescono a sopravvivere tutti uccidendo i loro avversari in modo brutale. Zeus non ci pensa nemmeno a liberare i vincitori e senza pensare due volte spara dritto al cuore di Apple. Intanto il guanto del ragazzo è di nuovo carico, quindi il ragazzo spara alla parete creando una via di fuga. Frederick urla al ragazzo di dividersi e dopodiché si allontana.
Apple, inspiegabilmente, ritorna in sé e i due scappano con le biciclette. Zeus arrabbiato ordina a Skeletron di trovarli, ucciderli e riportargli le loro teste. Mentre il ragazzo sta dormendo, sogna di nuovo i ricordi d'infanzia, in cui per la prima volta incontrò Zeus e Skeletron. Prima che il ricordo possa proseguire, si sveglia. Scopre quindi che Apple è un robot, ed è per questo motivo che non è morta. Sebbene i robot in questo mondo siano sempre malvagi, Apple è un modello pacifico diverso dagli altri, quindi il ragazzo decide di non darci peso. Apple si blocca all'improvviso, e quando torna a sé, spiega che sta perdendo cuori di vita poiché il trasmettitore elettrico è stato danneggiato, e quando perderà tutti i suoi cuori, si fermerà per sempre. Più tardi i due si imbattono in Bago, e in cambio della fascia di Apple, questo rivela alla coppia che possono trovare un trasmettitore elettrico funzionante al cimitero dei robot. Mentre Apple e il ragazzo si allontanano, Bago viene trovato da Skeletron e portato da Zeus. Sebbene Bago tenti di mentire dicendo che non ha visto nessuno, Zeus scopre la bugia poiché aveva con sé la fascia di Apple. Inizia quindi a torturarlo legando il suo intestino alle ruote della bicicletta. Bago svela quindi che i due sono andati al cimitero dei robot, ma invece di essere liberato, Zeus ordina a Skeletron di pedalare. Quella notte il ragazzo parla ad Apple delle stelle. Racconta che sua madre gli disse una volta che le stelle sono le anime delle persone morte e che il giorno dell'apocalisse il cielo era ricoperto di luci di stelle. Tra le stelle ci sono anche entrambi i genitori del ragazzo. Apple, per distrarre l'amico da questi pensieri tristi, insegna l'arte del combattimento. Afferma che bisogna colpire gli occhi, poi il collo e infine i genitali, poiché sono i punti deboli del corpo umano. Skeletron e altri scagnozzi trovano i due e li inseguono, attaccandoli vicino al cimitero dei robot. Usando la sega circolare, Skeletron taglia la testa di Apple, che il ragazzo riesce ad afferrare perdendo il suo guanto. Nel cimitero unisce la testa della ragazza con un corpo di un altro robot nel tentativo di salvarla, ma purtroppo non funziona. Il ragazzo perde i sensi per colpa dei gas tossici. Sogna di nuovo lo stesso giorno nel passato in cui Zeus si recò a casa loro. I suoi scagnozzi scoprirono che il padre aveva trovato dell'acqua pulita da qualche parte e per questo motivo decisero di punirlo. Il padre fu tagliato a pezzi, mentre la madre riuscì a ferire Zeus all'occhio prima di morire a sua volta. Il bambino scappò in bici in preda al panico e Zeus decide di non inseguirlo poiché era convinto che lui sarebbe morto da solo nel deserto. Quando il ragazzo riprende i sensi, scopre che Frederick gli ha salvato la vita. L'uomo spiega che si trovava nei paraggi perché stava cercando un braccio meccanico. Informa che sta andando da Zeus per farlo esplodere con la bomba che ha trovato e il ragazzo accetta di dargli una mano. Mentre sono in viaggio si scopre che Apple è ancora viva. La ragazza trova la testa di un unicorno giocattolo e decide di portarlo con sé come un'arma. Frederick e il ragazzo incontrano Zeus e i suoi scagnozzi in un luogo deserto dove è rimasta solo dell'acqua sporca. I primi scagnozzi di Zeus vengono fatti fuori con estrema facilità, quindi lui non ha altra scelta che inviare Skeletron e la sua ragazza. Skeletron combatte contro Frederick mentre la ragazza prende a pugni il ragazzo, che sta quasi per essere sconfitto. Pochi secondi prima di venire ucciso, Apple appare dal nulla e lo salva, trafiggendo la ragazza con la testa dell'unicorno montata sulla bici. Apple ha portato anche il suo guanto, ma la felicità dei due non dura a lungo perché Zeus spara ad Apple e a Frederick con la sua arma. Poi si avvicina al ragazzo, lo prende in giro e gli spara dritto al cuore. Tuttavia scopriamo che il ragazzo si è salvato grazie ad una scatola di latta che gli è stata regalata dalla madre, che ha bloccato la pallottola. Il ragazzo punta il guanto verso Zeus e lo colpisce, dopodiché inizia a uccidere tutti i suoi scagnozzi. Apple riprende i sensi e Skeletron inizia ad avvicinarsi a lei per ucciderla, ma viene salvata dal ragazzo che lo trafigge con un ombrello, dopodiché lo apre facendolo a pezzi. Bacia quindi Apple per la prima volta, ma la battaglia non è ancora finita. Zeus si alza in piedi e rivela di essere un robot. Tenta quindi di uccidere la coppia con un'onda elettrica, involontariamente ricaricando il turbo guanto al massimo. Senza perdere tempo, getta la bomba sotto i piedi di Zeus e la colpisce con le cariche di energia, provocando un'enorme esplosione. Apple lo protegge dall'onda d'urto con il suo corpo. La terra inizia a tremare e infine si spacca, lasciando fuoriuscire una fontana di acqua potabile. Apple muore per colpa delle ferite riportate durante l'esplosione. Il ragazzo la seppellisce vicino al parco giochi dove si sono conosciuti per la prima volta. Quando Frederick si avvicina, il ragazzo rivela che è pronto per partire ed esplorare il mondo. Nel cielo appare una nuova stella, l'anima di Apple. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.